Ciao, per la condivisione del momento studio di oggi vado di nuovo su un riff di Igor Sardi, che è un interessante bassista che ha fatto questo bel metodo 100 funk groove per basso elettrico. Questo qua è il numero 6, così come vedo i bemolli in chiave, attenzione. Similare sol do, quindi vuol dire che il brano è o in sol bemolle maggiore o nella sua relativa minore mi bemolle. Dal siglato vedo mi bemolle minore, quindi siamo in mi bemolle. Andiamo nello specifico a vedere cosa suonare. Allora, partiamo mi bemolle, quinta ottava, quindi fondamentale quinta ottava. Poi ritorna sulla quinta, settima minore. In levare di sedicesima, attenzione. Bello questo. Passaggio sulla sesta maggiore, il re. E poi c'è questa scaletta che scende, mi bemolle, re, si bemolle, la bemolle. Qua la cosa più difficile forse è la lettura ritmica. Questo re mi viene da prenderlo levare di sedicesimo. Così è sbagliato. Invece deve essere un po' più lungo, quindi devo fare attenzione. Infatti vedo nella battuta dopo si vede che invece quel re prende sempre un re che in questo caso no, ma lo sbagliavo. Sbagliavo a leggere. Ribatte il re. Pensavo prendesse un do, non so perché. Mi sarebbe piaciuto sul do, però. Mi sarebbe piaciuto più così. Vabbè, pazienza. Prende un doppio re bemolle. Va benissimo anche così. Dopo, seconda battuta. Qua abbiamo un po' di smanicamento. Andiamo a prendere il Fa e Sol bemolle. Quindi abbiamo questo levare e questo, il battere di sedicesimo in pausa. Serve la mano per spostarsi. Qua io ci vado con l'1 e 2, però si può andare anche col 3 o col 4, se si vuole muovere un po' di meno. Però avendo appena suonato con l'anulare mi viene più facile pensarlo così. Se no anche medio anulare non è male. Allora, dopo torniamo giù, re bemolle. In questo caso tutto abbastanza stretto. Con finale cromatismo fa mi naturale che scende poi sul mi bemolle. Proviamo a suonare questa cosa con la batteria. Andiamo a prendere una batteria, la mettiamo bella lenta, anche meno, siamo a 75. Mettiamo magari il primo piano. Ah no, va bene così. Bisogna far sentire bene appunto questo re bemolle che è in levare di ottavo e questo re bemolle che invece è sull'ultimo sedicesimo, quindi parte dopo. Quindi devo fare attenzione a far sentire la differenza. Andiamo avanti, vedo che la prima parte mi sembra uguale. Allora, dopo mi bemolle, mi bemolle acuto. Qua mi sposto, perché mi sposto in questo modo? Perché poi devo cadere, vedo già dopo che c'è un re bemolle basso. E quindi
Lo preparo già mettendo col mignolo il re bemolle acuto, così ho già l'indice. Potrei anche far così. Però avrei poi questo passaggio. Scomodissimo. Quindi io preparo sempre già prima la mano. Cioè questa è una cosa che in generale cerco sempre di fare. Preparare a mano per quel che verrà dopo, così il rischio d'errore è più basso. Allora, quindi ultima battuta. Allora, qua abbiamo le ottave. Non è tanto usuale prendere prima quella acuta e poi quella grave, però appunto più difficile tecnicamente. Proviamo a fare le altre, la battuta 3 e 4 soltanto. L'ho sbagliata. Bella, interessante, molto bella. Adesso potremmo andare più su con la batteria, te lo faccio vedere in primo piano. Proviamo a 90 e proviamo tutto il groove. Vediamo se funziona. 2, 3, 4. Bella, bella tosta. Adesso ho saltato un po', avrei dovuto essere più graduale, devo abituarmi a leggere con smanicamento, è difficile, infatti la prima volta che ho sbagliato è perché avevo lo smanicamento, però guardando la partitura al volo è difficile smanicare ed essere precisi. Per questo bisogna cercare di memorizzarla prima, in modo lì da staccare lo sguardo e poter guardare la tastiera. Oppure migliorare proprio sulla tastiera e abituarsi. Difficile. Senza neanche buttare la coda dell'occhio, non è facile. Questa è una cosa, può essere un ottimo esercizio da fare, secondo me. Bene, penso di aver fatto già abbastanza per oggi, dai, magari ci sto su ancora un po', certo che portarla a 130, Igor, troppo alta la velocità, adesso cos'era? 90, adesso era 90, secondo me riesco, 100-110 dovrei riuscire a farcela, anche le ottave al contrario sono in sedicesimi che passano dal questa cosa qua, difficile tecnicamente da pulire e portarla a 130. Comunque ci lavoreremo su. Bene, per oggi è tutto, grazie mille, ci vediamo alla prossima. Ti è piaciuto questo tipo di video? Se ti è piaciuto mi raccomando, lascia un like, condividi il mio lavoro, dai un'occhiata ai metodi di Igor Sardi. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao, a presto.